autorità e istituzioni locali a fianco delle imprese per una giornata importante di mobilitazione contro l'abusivismo e la contraffazione. Sì, oggi è una giornata che sul territorio nazionale viene dedicata al tema della legalità, in particolare al contrasto alla contraffazione. E ovviamente le realtà locali si distinguono in maniera difforme sul territorio nazionale. Io devo dire che la realtà aretina, a primo viso, comunque apparentemente non determina particolari segnali di allarme. Però il contrasto alla contraffazione va visto anche e soprattutto non solo sul fenomeno cosiddetto di strada, ma anche in quegli aspetti di contraffazione di generi alimentari, di medicinali, dei giocattoli, queste importazioni anche da paesi del terzo mondo, quindi tutte quelle problematiche che magari a un occhio normale possono sfuggire, ma che invece a noi forze di polizia, ovviamente con le varie specializzazioni che i corpi nel tempo hanno acquisito, possono, d'intesa anche con le realtà locali, perseguire in maniera più efficace. Un fenomeno in aumento a livello nazionale, qual è la chiave per contrastarlo? Ma guardi, il fenomeno sicuramente, ripeto, non fermiamoci alla realtà di Arezzo che, ecco, così apparentemente non dà particolari segnali, se pensiamo ad esempio ai fenomeni cosiddetti di strada. E il fenomeno è in aumento per vari motivi. Io nella mia relazione parlerò di globalizzazione di un sistema che unisce criminalità di vari paesi per lo sfruttamento di manodopera illegale, per la produzione in nero e quant'altro. Ed è anche un fenomeno in aumento perché non dimentichiamo che una crisi economica determina a volte questo voler essere alla moda, invece andarlo a perseguire nell'ambito della contraffazione, dove ovviamente il prodotto, anche se cosiddetto taroccato, costa ahimè meno. Quindi anche un problema di cultura, di educazione delle famiglie e via di seguito. Quindi non solo un problema di polizia e di contrasto, ma a mio avviso proprio un problema di cultura e di educazione complessiva alla legalità, sulla quale noi siamo sempre a fianco di chi lo vuole fare, questo processo di valorizzazione mentale, culturale ed educativa. Quindi spazio alle famiglie, spazio alla scuola, spazio alle parrocchie, che sono momenti importanti di crescita e di sana crescita della cittadinanza, quindi alle fasce giovani che vanno educate in un certo modo.